Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme. Buonasera. Buonasera. Credi che è riuscito a interrompere questa striscia negativa? Lo ha fatto nel migliore dei modi, con una partita davvero convincente contro la Torres. E dire che la partita è iniziata male, con lo svantaggio, poi però la grande voglia di rimontare si è vista tutta, perché avete vinto 3-1. Sì, è stata una prova maiuscola da parte dei ragazzi, una prova importante, una vittoria importante. E dobbiamo essere orgogliosi oggi della squadra, perché hanno messo in campo tutto quello che c'era da mettere, e parlo soprattutto di quello che è la coesione tra di loro, perché non possiamo, ecco, questo è un fattore fondamentale per questa squadra. L'avevamo un po' persa, qualcosa l'aveva condizionato, a volte anche gli stessi giocatori hanno perso un po' di vista quella che è l'essenza, la forza di questa squadra, al di là degli aspetti tecnici, tattici, e oggi sono stati ripagati anche al fronte di una gara che chiaramente ci vedeva di fronte una squadra forte, perché la Torres adesso, oggi vederla dal vivo, ha dimostrato una forza importante, e quindi anche in quelli che poi sono episodi, lo svantaggio, una grande parata di Colombo che tiene in vita il risultato sull'1-0, che avrebbe potuto compromettere un po' l'inerzia della gara, poi invece hanno trovato quell'energia, quella lucidità, e anche episodi che poi chiaramente diventano fondamentali sia a favore che contro. Quindi ripeto, c'è da essere orgogliosi e dirgli solo bravi oggi, e ricordare che dobbiamo ripartire da questo fattore, l'amore per il compagno, l'amore per la squadra, per loro stessi, perché anche oggi ha dimostrato che poi può battere chiunque. Megalitis schierato esterno, c'è stato insomma qualche cambiamento sullo scacchiere, oggi c'è stato anche Ubaldi avanti insieme a Morra. Sì, con Cernigoi, insomma, che sta cercando la migliore condizione, era giusto partire con Leo, che sono mesi che sta sul pezzo, che si allena sempre da esempio, si fa trovare pronto nelle circostanze, insomma, che è stato impiegato meno, quindi ha meritato questa chance e l'ha sfruttata alla grande, e quindi sono molto contento per lui. Per quanto riguarda la partita tattica, anche lì abbiamo avuto modo di lavorare per una settimana, e credo che per lunghi tratti, sia in fase di possesso che di non possesso, ha ripagato, perché ripeto, di fronte avevamo una squadra che in tutti i reparti, in tutte le individualità, ci poteva mettere in difficoltà, e sono stati bravi nell'interpretazione, sia Mega da una parte, sia Lepri Semeraro dall'altra. Nella circostanza di Langella primo tempo e Del Carro, sfruttare insomma questa capacità di assorbire le combinazioni interne. Però nonostante ciò, ecco, poi è una squadra che l'avversario, la Torres, che poi ti pressa e ti mette a pressione, perché hanno qualità e hanno una forza che hanno dimostrato fino ad oggi. Quindi questo esalta ancora di più la vittoria di oggi. Buonasera. Buonasera. Dopo i primi 20 minuti ha pensato che l'aveva abbottonato un po' di più primi rispetto al solito con una difesa 5, poteva non essere la scelta giusta? No,
No, non c'è stato un momento, mi è dispiaciuto per il gol subito su calcio d'angolo, che chiaramente poi dico i piazzati determinano tanto e potevamo fare qualcosa in più. Non perché, ripeto, è una squadra che hai bisogno di soffrire, hai bisogno insomma, di abbassarti quando ti abbassano per qualità, ti abbassano per interpretazione, perché hanno sia sugli esterni con Zecca da una parte, Liviero dall'altra, Luocco che svaria su tutto il fronte, era inevitabile, insomma, comprendere che bisognava anche affrontare lunghi periodi della gara difendendo. E quindi no, la scelta della preparazione, insomma, anche dopo il primo gol, avevamo solo preparato in tal senso. E anche lì siamo stati molto bravi ad alternare difesa di reparto a difesa individuale, perché ho detto loro che la Torres è una squadra che nel momento in cui va nell'uno contro uno ha giocatori importanti e quindi dovevamo avere questa capacità di svariare da reparto a duelli individuali e nella possibilità di difendere con le scalate, nella possibilità di difendere da reparto. Dovevamo forzare su quello, perché chiaramente noi partiamo da un principio diverso, loro no. E ripeto, per lunghi tratti secondo me la squadra è stata brava. Buonasera. Mister, buonasera. Dunque, erano parecchi mesi che lui non riusciva a segnare sulla città sul calcio d'angolo. Invece oggi insomma due marcatori diversi e comunque anche appunto due, un ritorno doppiamente al gol sul calcio d'angolo. Volevo sapere se ci avete lavorato in particolar modo anche un po' diversamente rispetto ai movimenti. E un'altra cosa sull'espulsione di Morga, che è forse il piccolo peccato di oggi. Sì, sul discorso degli angoli chiaramente noi ci lavoriamo sempre con massima attenzione. Io dico che questa è una squadra con un grosso potenziale per battitori e capacità poi di andare ad aggredire la palla perché abbiamo diversi interpreti. In più la Torres comunque, ecco, se bisogna trovare delle difficoltà della Torres sui piazzati sta concedendo qualcosa. Quindi abbiamo insistito un po' di più su quella che poteva essere una caratteristica dell'avversario, una difficoltà dell'avversario. Sul discorso della fase di possesso pure ho detto loro insomma, di muovere questa palla perché nella difesa di uno contro uno era una squadra che ti veniva a prendere a tutto campo e anche lì secondo me poi è stata una condizione che ha pagato, vedi il primo gol che ha fatto del carro. Sull'espulsione di Mora mi è dispiaciuto perché io credo che il calcio rimane un gioco di contatto e nelle due ammonizioni credo che siano state due situazioni abbastanza normali per quello che è questo sport. E quindi dispiace perderlo in questo modo, ma andiamo avanti. E l'altra insomma, situazione che spero non sia nulla di grave è del carro che ha sentito un po' il muscolo contrarsi e speriamo insomma, che si sia fermato in tempo. A proposito di questa linea realizzativa si era un po' persa, si è visto oggi anche prolifico, perché poi il tempo con cui l'avevamo mai fatti, anche da questo punto di vista sicuramente un segnale importante oltre ad aver battuto la Torres. Sì, noi abbiamo un potenziale davanti notevole, al di là di quelle che possono essere performance, che poi ogni partita possono condizionare il livello. Io dico anche contro il Gubbio, comunque abbiamo creato situazioni. Arezzo, l'indice di pericolosità non è stato elevatissimo, però comunque c'è stato. Siamo mancati nella cattiveria, nella precisione. E oggi comunque abbiamo raccolto molto di più. Però ripeto, poi comunque rimane una squadra che da un punto di vista tattico nella fase di possesso è diventata molto chiara, ha bisogno fa di fare determinate cose e insistere su quelle che sono le caratteristiche perché per rifornire attaccanti come Lamesta, Cernigoi, Morra, oggi si aggiunge Del Carro che sappiamo nella finalizzazione quanto è un giocatore che porta gol, dobbiamo interpretare la partita come abbiamo fatto oggi.
Eravate partiti molto bene trovando anche il gol, ma anche sul piano del gioco. Cosa è successo? Poi è successo che dopo il gol c'è stato un calo di tensione, nel senso che avevamo la partita in mano, abbiamo avuto anche un paio di occasioni, mi sembra, per portarci sul 2-0 e lì per noi la partita forse ci è sembrata troppo facile, c'è stato quel calo di tensione che ha rimesso poi in partita il Rimini e poi abbiamo preso due gol su due calci d'angolo. Quindi il rammarico è quello, perché se perdiamo quella fame, quella voglia di vincere i duelli, perdiamo la nostra identità. Quindi secondo me il rammarico è quello, che c'è stato dopo il gol, che avevamo la partita in mano, potevamo chiuderla, poi l'episodio è girato a favore del Rimini e da lì poi sono stati bravi a sfruttare quelle palle inattive e è cambiata la partita. Le palle native sono un po' un cruccio della torsa nell'ultima stagione comunque state. Ma purtroppo contro il Rimini sì, perché pure all'andata abbiamo preso gol su palle native, sì. Però ripeto, quello che forse abbiamo pensato di avere la partita in mano, di portarla di troppo in confidenza con la partita, ecco. Quindi invece le partite bisogna chiuderle, bisogna avere sempre la massima attenzione perché ci sono gli avversari che tra l'altro sono anche bravi e questa è l'unica cosa, perché poi la partita l'abbiamo sempre fatta noi, quindi ha fatto un paio di interventi importanti anche il portiere De Rimini che sull'1-0 ha fatto una parata strepitosa, mi sembra, su Fischenhaller, lì poteva chiudere la partita e poi è girata perché abbiamo preso il gol del pareggio. Devo chiedere, nel secondo tempo si aspettava qualche cosa di più dai suoi anche? Ma ci abbiamo messa tutta per riprovare a ribaltare il risultato. Abbiamo fatto anche un po' dei cambi anche offensivi, però niente, oggi è andata così, è girata così. Non ne facciamo un dramma, ci deve servire da lezione soprattutto, perché ripeto, se perdiamo quella identità, quella fame di affrontare i duelli, diventiamo una squadra normale. La nostra forza è sempre stata quella di accettare gli uno contro uno in tutte le zone del campo, di quella cattiveria, quella fame che ci ha permesso di fare tutti questi punti. E ovviamente il duello con Cesena, insomma, prosegue, immagino non cambi molto, cioè dal vostro punto di vista, nel senso sì, ci sono anche perché lo devo ancora giocare in realtà, questo due. Sì, ma noi dobbiamo guardare a noi, dobbiamo pensare al Cesena. Se non vinciamo le partite è dura poi, quindi dispiace perché, come dicevate prima, siamo entrati in campo bene, col solito nostro approccio, giocando, creando tanto, poi secondo me c'è stato questo calo di tensione che ha rimesso in gioco Rimini. Innanzitutto complimenti per il gol. Grazie. Ci voleva quanto è stato importante, ho visto anche un po' di commozione anche nel festeggiarlo poi sotto la curva. No, diciamo dai che sono contento per il gol, dopo l'infortunio ci voleva, ma soprattutto sono contento per la squadra, perché dopo tre sconfitte di fila abbiamo risposto alla grande, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, lavoriamo duramente in settimana per esultare come adesso tutti in spogliatoio, alla fine un calciatore vive per questo, per vincere con i compagni di squadra ed esultare in spogliatoio a casa con la famiglia. Raccontaci un po' questo gol, perché è stato un gol di alto livello, insomma, l'aggancio al volo e poi il diagonale. No, diciamo che ha fatto il cross semeraro, io ho visto la palla là, ho detto l'aggancio perché ce l'ho fatta ad agganciarla e poi mi è andata bene che ho calciato sotto le gambe del difensore e ho fatto gol. Andrea, quanto Ciao. Vale una vittoria del genere contro una squadra considerata contro la classifica, che è una squadra fuori della Torres e arrivando in questo modo, no? Un inizio difficilissimo nel quale siete caduti, avete rischiato di prendere anche il secondo gol e poi siete quasi in un attimo, mi sembra poco più di 10 minuti, riusciti a ribaltarla completamente. Sì, vale tanto, tantissimo, perché abbiamo giocato contro una squadra forte.
andando sotto abbiamo dimostrato di essere, di aver carattere, di essere una squadra, lavoriamo come ho detto prima duramente, quindi è importante sia per noi e sia per la classifica. Diciamo di come stai considerando che il mister, cioè, sei uscito per un po'? Ho avuto un piccolo risentimento e abbiamo preferito non rischiare. Quanto ti mancava quel gol? Perché ho fatto una modalità di conti e l'ultimo gol che ho fatto aprile proprio in quella quarta contro il Fiorenzuola. E questo è stato un gran gol perché è un grande aggancio, un gran colpo in aria. Ma quanto ti mancava a livello personale? Perché hai avuto dei mesi di volare. Mi mancava tanto, diciamo che la sera prima di andare a letto ci penso spesso al ritorno al gol e oggi è successo, quindi sono contento. Adesso spero di scongiurare il caso di tutto bene. Sì, adesso valuteremo in settimana, spero non sia nulla di grave, valuteremo e vedremo. Quanto ti mancava perché hai abituato molto con i tuoi inserimenti, no? Tu ti sei delle cose sempre stato quest'anno, è vero che si c'è messo un po' di anche entrare in campo, però secondo me arrivava di fatto. Anche per quello dico che ti potrebbe ascoltare dal suo punto di vista, anche se magari non vivi per i corpi, non è il tuo principale compito, no? Però sei un centrocampista di inserimento che hai dimostrato questa tua qualità, la sua ragione. Sì, diciamo che tornare al gol ti dà tanta fiducia anche a livello personale, e quindi era, come ti ho detto prima, era importantissimo e è andata bene così. Schierato questa volta finalmente titolare, hai dimostrato che anche partendo dal primo minuto, cosa che avevi già fatto ovviamente anche nelle stagioni precedenti, il gol è nelle tue corde. Sì, sicuramente il gol dall'inizio quest'anno mi mancava e quando avevo un po' capito che il mister aveva intenzione di farmi giocare, diciamo, ho cercato di sfruttare al meglio l'occasione, ma a parte il gol oggi è stata una vittoria importantissima perché comunque veniamo da 3 sconfitte, c'era bisogno di questi 3 punti contro una squadra forte e abbiamo lavorato molto bene in settimana e poi abbiamo raccolto oggi in campo. Ci racconti un po' anche il gol, anche perché è arrivato sul sviluppo di un angolo, sempre insomma guadagnato da tempo questa volta. Sì, ho guadagnato l'angolo, poi abbiamo fatto uno schema, dovevo fare il blocco su Pietrangeli mi pare, e infatti non mi ricordo se l'ha colpita Delca prima, poi Pietrangeli l'ha toccata e me la sono ritrovata lì un po' come il Gubbio, come il gol contro il Gubbio, e solamente stavolta l'ho dovuta stoppare e poi l'ho messa in porta. Diciamo che hai raccolto i frutti anche della vittoria del Provi Generale prima, hai avuto una grande occasione che hai rischiato, insomma, di essere una bella esecuzione, quindi non ti sei fatto trovare conto sì col gol, ma ne hai avuto anche altre, insomma, hai oggi sono tirata bene. Sì, ho fatto un gran tiro che purtroppo uscivo di poco, per oggi me lo sentivo che il gol sarebbe arrivato. Sono felice perché poi quando un attaccante segna comunque ti liberi di un po' pure di pressione addosso, e però come ho già detto l'importante era portare a casa i 3 punti. E quanto è importante anche sentire quello della gente, comunque quando sei sostituito, insomma l'ovazione, comunque la gente che vuole bene, ok, qualcosa in più insomma, che ti gratifica. No, i tifosi non è la prima volta che comunque li ringraziamo, perché anche a inizio campionato quando eravamo in una classifica non bella ci hanno sempre supportato e oggi sì, è stato veramente emozionante comunque ricevere tutti quegli applausi e comunque loro a me personalmente ma anche la squadra ci stanno sempre vicini e noi cerchiamo di ringraziarli poi in campo. Partiamo dalle cose belle, quindi partiamo dal gol, 10° in campionato, quindi adesso ci siamo, sono più così, tanto di effetti. Sì, sono contento di essere arrivato a questo traguardo, però ovviamente sono ancora più contento del risultato con una partita, una squadra veramente tosta. La nota invece negativa ovviamente è la tua espulsione. Sì, infatti mi dispiace che ho lasciato i compagni in uno in meno, anche se per me erano 2 ammonizioni veramente, diciamo,
non so quanto ci stessero, soprattutto la seconda, però vabbè, non è, quello non è un problema. E l'unica cosa è quella che mi dispiace aver lasciato in 10 i miei compagni. Più la seconda della prima, quindi ammonizione, pensi fosse giusta? Per me tutte e due, però alla fine la seconda proprio ho preso la palla, non ho neanche toccato. Poi la cosa alla fine era proprio davanti a telecamera, quindi si vede benissimo. Però comunque non è importante, ormai è andata. Hai rifatto questa partita con un carico pesante, no, sulle spalle, perché 93 sconfitte consecutive non era neanche facile. Oppure era facile proprio perché contro la seconda della classe, facile tra virgolette, contro la seconda della classe arrivava un po' meno aperta. No, secondo me abbiamo capito magari che abbiamo perso punti per strada e dovevamo un attimo rimboccarci le maniche ed è stato fatto e quindi siamo entrati subito con la mentalità giusta e l'abbiamo dimostrato e abbiamo preso 3 punti fondamentali. È la seconda volta che la squadra nel campionato segna, avete fatto 4 gol contro la Juve e Genoa, oggi 3, era la seconda volta, altre partite magari di misura con 1-0, quindi è un segnale anche, sappiamo benissimo le vostre forze, le vostre capacità in attacco, però insomma, è dato un segnale in termini di numeri oggi. No, sicuramente è una cosa positiva, che infatti ne parlavo, che è un bene anche che è stata una vittoria in rimonta, che ci è capitata solo contro la Juve, quindi è una cosa positiva e che quindi vuol dire sinonimo di carattere, di voglia di portare il risultato a casa, quindi è sicuramente una cosa positiva, un bel segnale. Icaro Sport ringrazia A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme.